Mi avete convinto. Oggi parliamo della Cronos Chain e di tutto quello che c'è da sapere finora. Perché finora? Perché è una chain in sviluppo costante ed è per questo che ero indeciso se fare un video subito dove spiegarvi dove siamo arrivati ora, cosa si può fare ora sulla Cronos Chain, parentesi, c'è già un sacco di roba, oppure se aspettare magari quelle 2 o 3 settimane e farvi un video, diciamo, più omnicomprensivo, con più piattaforme e più cose da dire. Alla fine ho scelto di fare subito un video dove vi spiego, diciamo, i fondamenti della Cronos Chain, ovvero come funziona, che wallet si usa, un tutorial per passare i fondi da Exchange oppure da Ethereum alla Cronos Chain, i bridge da usare, insomma, quelle cose lì e le DeFi, nonché gli altri progetti più interessanti che ci sono al momento oppure stanno per arrivare. E poi faremo semmai dei video integrativi in futuro dove andremo a includere nuove cose, nuovi progetti, nuove piattaforme di volta in volta. Tanto siamo sempre sul pezzo e ci vediamo quasi tutti i giorni. Quindi iniziamo subito perché sarà molto interessante. Ci sono dei farm estremamente validi come rapporto rischio-rendimento e quindi basta chiacchiere, andiamo a vederli subito che vi piaceranno. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parliamo di Cronos Chain, iniziando a capire di che cosa si tratta. La Cronos Chain è una blockchain creata da Crypto.com che ha una particolarità. È una blockchain costruita sull'ecosistema Cosmos che però è compatibile anche con Ethereum, o meglio con la Ethereum Virtual Machine, il che vuol dire che si può prendere una dApp, una DeFi, una qualsiasi applicazione già esistente su Ethereum e portarla su Cronos con minimo sforzo. Cronos quindi è una pietra miliare non solo per il mondo Ethereum e per la DeFi, ma anche per il mondo Atom, perché è la prima chain che mette direttamente in comunicazione il mondo Cosmos e il mondo Ethereum, e dici poco. Quindi eredita i vantaggi di entrambi, ovvero lato Cosmos, quello che si chiama IBC, che è diciamo, un'interoperabilità nativa di tutte le chain dell'ecosistema Cosmos, il che vuol dire portare un token o una coin da una chain all'altra con minimo sforzo, il che vuol dire poterla spostare, non lo so, sulla chain Cosmos stessa, su Osmosis e su tutte quelle altre chain appunto nate sull'ecosistema Cosmos. Dall'altra parte il vantaggio del supporto EVM è la semplicità di creazione di smart contract, motivo per cui ci sono già un'innumerevole quantità di applicazioni DeFi dopo pochi giorni, siamo a un paio di settimane neanche dal lancio. Questo la dice lunga. E la fila è molto lunga, sta arrivando veramente un sacco di roba su Cronos. La liquidità è cresciuta in fretta, quindi insomma bisogna conoscerla. Non ci sono se, non ci sono ma, perché poi l'inizio è quel momento in cui ci sono i massimi incentivi e le massime ricompense per chi farma e per chi interagisce con essa. Iniziamo con il come si usa, come si passano i fondi sulla Cronos Chain. Allora, ci sono, se voi andate su cronos.crypto.org, vedete che c'è un menu bridge proprio. Potete vedere tutti i metodi per spostare i fondi da una fonte esterna fino sopra alla Cronos Chain direttamente. Io vi dico quelli che secondo me sono più comodi, ma di gran lunga, ovvero l'app e l'exchange crypto.com. Certo, sono metodi centralizzati, ma per il momento, adesso non è ancora attivo il bridge da Ethereum a Cronos, sarà attivo, è stimato, tra dicembre e gennaio dell'anno prossimo, e per il momento è il modo più semplice e meno dispendioso, perché basta trasferire gli asset che vogliamo da Binance, dal nostro wallet Ethereum, dal Ledger, da ovunque, sull'app o sull'exchange di crypto.com, e poi da lì, vedete, li si può prelevare selezionando come network Cronos. Qua ci fa vedere anche step by step come si fa. Ad esempio con CRO si fa trasferisci, withdraw, si sceglie external wallet e si va a scegliere, incollando il nostro address, la rete Cronos. È possibile prelevare su rete Cronos per il momento CRO, Ethereum,
WBTC, USDC, USDT e DAI, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Vi ricordo che è possibile ad esempio anche prelevare CRO per dire, poi utilizzando uno dei DEX che vedremo tra poco, andarlo a convertire in un altro token, tanto le fee su Kronos sono veramente basse. Lo stesso vale, ve lo faccio vedere giusto per completezza, dall'exchange crypto.com. come vedete si può scegliere di prelevare anche lì su external wallet address e poi selezionare come network di nuovo Kronos. Una volta che abbiamo fatto questo, dove li mandiamo? Perché l'altra domanda è: ma che wallet si utilizza per interagire con la Kronos Chain? La risposta è MetaMask, il solito MetaMask. Quindi gli address saranno sempre quelli che iniziano con 0x, e se si ha un address su MetaMask che interagisce già con altre chain, io ho sempre il mio solito 0xab eccetera eccetera, lo si può utilizzare anche con Kronos. Vi faccio vedere tra pochissimo come si va ad aggiungere il network Kronos al nostro MetaMask. Adesso vi faccio vedere gli ultimi metodi per passare da altre chain a Kronos, che sono comunque anch'essi visibili, vedete, sotto la tendina Bridge. Per il momento, come vi accennavo poco fa, non si può bridgeare direttamente da Ethereum o da altre chain sulla Kronos, ma si può farlo solo dalla crypto.org, che è l'altra chain di crypto.com, sempre costruita nell'ecosistema Cosmos. Per bridgeare dalla crypto.org a Kronos è possibile utilizzare o il DeFi wallet di crypto.com, oppure c'è proprio il bridge, vedete che ha una web app con la classica interfaccia del bridge, e come vedete si può per ora, Ethereum coming soon, bridgeare da crypto.org a Kronos. Quindi sinceramente non ci vedo ancora tanto il senso, visto che comunque penso che il 99,9% di noi vorrà bridgeare da Ethereum o da Binance o da altri exchange. Di conseguenza il percorso più comodo e utile a mio parere è passare attraverso l'app di crypto.com, tanto le fee di prelievo, ripeto, sono pressoché nulle sulla chain Kronos. Adesso abbiamo detto wallet, quindi abbiamo già visto che con MetaMask si può fare tutto. Se io non ho la Kronos Chain su MetaMask, come faccio? Il metodo più semplice che vi suggerisco per evitare di dover inserire a mano da qua sotto RPC personalizzate tutti i dati, che magari insomma rischiate anche di trovarli sbagliati perché c'è pieno di scam in giro, se voi andate su www.finance, che è uno dei DEX principali sulla Kronos Chain, e fate collega wallet utilizzando MetaMask. Se voi non avete mai collegato MetaMask alla Kronos Chain, la prima cosa che vi dirà è: non hai questa chain, la vuoi aggiungere? Tu fai sì e hai già belle che è finito, quindi massima comodità. Vi ricordo che, così come se utilizzate MetaMask su Ethereum, su BSC, pagate le fee in ETH o in BNB, se utilizzate MetaMask su Kronos pagherete le fee in CRO. Quindi mi raccomando, non fate l'errore di trasferire solo Ethereum o solo stablecoin dall'app di crypto.com al vostro wallet, perché poi non potete fare nulla perché non avete i CRO per pagare le fee. Mi raccomando, questo è un po' l'ABC, ma io lo ricordo. Non si può comunicare da un network all'altro direttamente da MetaMask, ma questo è un discorso inerente a MetaMask e non Kronos. Quindi se non sapete usare MetaMask per bene o volete comunque approfondirlo, ho fatto un mega videone di una mezz'ora, quindi il mio solito spiegone su MetaMask, ve lo lascio qua in alto a destra per vederlo. Adesso iniziamo a tuffarci direttamente nel vivo della Kronos Chain. Quindi che cosa c'è al momento e che cosa sta per arrivare? Allora, parto su DeFi Llama, visto che abbiamo capito la DeFi è un po' ciò che stuzzica di più su Kronos, visto che al momento gli APY sono veramente veramente alti. Ma un'altra delle domande che ci si fa è proprio: ma cioè, dov'è il rischio? A che livello di rischio siamo? Perché ok, gli APY alti, ma se poi il rischio è folle, allora anche no. E quindi ragioniamo in primis su queste cose. Come vedete la Kronos Chain sta crescendo in fretta, siamo già a 500 milioni nel giro di veramente pochi giorni, la crescita è esponenziale ed è pressoché totalmente accentrata su WWS Finance.
Per quale motivo? Perché questo DEX ha ricevuto indirettamente, ma neanche troppo, un endorsement da parte di Crypto.com. Se voi aprite l'app DeFi Wallet, vedete proprio, non so se è sponsorizzato, ok, ma vedete che potete direttamente da lì interagire con WWS Finance. Inoltre, se andate a vedere la bug bounty che è stata creata da Kronos, lanciata su ImmuneFi, che è un sito appunto di bug bounty, vedete che se scendete tra i principali, come dire, le principali piattaforme smart contract oggetto della bug bounty, quindi da andare a validare, verificare al fine di sanare qualsiasi bug, c'è proprio WWS Finance, e mi pare tra l'altro che sia proprio l'unico DEX al momento coinvolto in questo round di caccia ai bug. Quindi questo, diciamo, lo rende molto più legit, ok? Di che cosa si tratta? Allora, WWS Finance è un classico DEX, penso sia un fork di PancakeSwap. Ho guardato anche su Rugdoc e vedo che qua dice, vabbè, a parte che c'è del codice potenzialmente dannoso dietro un time lock, però non credo che ci sia della malevolezza, ecco, dietro a WWS, proprio per l'endorsement che ha ricevuto da Crypto.com. Non lo so, vedete voi. Poi io vi dico le cose come stanno, ma personalmente tra tutti mi sembra la più safe come piattaforma. E vedete che è un fork di PancakeSwap, quindi l'interfaccia è molto familiare per questa ragione. Che cosa ci si trova qui dentro? Il classico trade, quindi gli swap che si può fare direttamente da wallet, si può andare ad aggiungere liquidità all'interno dei pool e poi utilizzare i token LP per andare a farmare. Per il momento i farm attivi sono quelli che coinvolgono CRO oppure WWS, quindi può essere un modo interessante anche per mettere a rendita CRO, assolutamente, oppure appunto se si vuole spingere il più possibile con l'APR bisogna coinvolgere WWS. Oltre ai farm ci sono quelli che vengono chiamati mines, che sono un po' l'equivalente dell'autocake con un APY decisamente maggiore. L'APY prendetelo con le pinze, perché fa una media abbastanza di, insomma, lungo periodo no, però di qualche giorno, e quindi spesso e volentieri la liquidità cambia molto, il prezzo di WWS cambia molto e quindi potrebbe non essere affidabile. Prendetelo sempre con le pinze. Auto WWS è come autocake, e dimentica e ti fa farmare come un pazzo. Per il momento la stima, che ripeto è da prendere con le pinze, prevede un 4% al giorno, una roba del genere, cose completamente folli. Disclaimer molto grosso: WWS è tremendamente volatile come prezzo ed è abbastanza dumpabile, diciamo. Con un APY del genere chi non lo dumperebbe? Quindi attenzione a queste dinamiche, ragionate sempre in questi termini, tuttavia come rischio rendimento è sensato, cioè se vedete quello che è l'APY, insomma, considerate di non fare all-in, perché chiaramente è folle, ma se si ragiona bene, ovviamente questo non è un consiglio finanziario, si può tirarci fuori qualcosa di buono, diciamo. Altrimenti abbiamo i classici farm, li abbiamo visti prima, e per partecipare ai farm il percorso è il solito, ovvero si va a dare liquidità ad una specifica coppia, ad esempio abbiamo visto CRO e TH, ci dà il token LP, andiamo, una volta che abbiamo il token LP, andiamo su farm, CRO e TH, mettiamo in stake il token LP, prima bisogna anche abilitare, quindi sempre due transazioni, approvazione e deposito, sia per la liquidità che per lo stake, e poi si farma e si fa l'harvest direttamente da qui in tempo reale, si accumulano i token. Questo è il funzionamento. E questo è il primo DEX. La maggioranza delle piattaforme attualmente disponibili sono DEX oppure aggregatori, quindi di fatto sempre per farmare. Non ci sono ancora quelle che vengono definite le primitives della DeFi, ovvero le piattaforme di lending, il mining di stablecoin, tutti quei discorsi accessori che, insomma, sono ciò che fa poi accelerare molto l'adozione di una chain. Una volta che arriveranno, immagino che la chain accelererà ancora di più, arriverà ancora più liquidità con tutto ciò che ne consegue. Per il momento non c'è ancora nulla se non, ripeto, dei DEX o degli aggregatori. A proposito di DEX, il secondo è Kronoswap,
che è esattamente simile, nonché uguale a WWS, cosa cambia? Cambia il suo token, che non è più WWS ma è Krona, e cambia che ci sono un po' più di farm, come vedete qua. Per il resto abbiamo di nuovo la possibilità di swappare i farm, quello che viene chiamato launch pools in questo caso, che altro non è, scusate, che l'auto farm. Quindi lì avevamo auto WWS, qui abbiamo auto Krona, e l'API è talmente alto che non me lo riesce nemmeno a caricare, probabilmente, no, scherzi a parte, è penso comparabile con WWS, l'avevo guardato stamattina. Comunque di nuovo prendete con le pinze questi API perché sono come le scale di Hogwarts, gli piace cambiare. Poi andiamo avanti, abbiamo Crodex, che è un, insomma, anche questo interfaccia molto, direi, familiare, molto simile a QuickSwap. Anche questo è un DEX classico, quindi liquidità, si va a fare gli swap, si va a depositare il token LP per farmare. Qui abbiamo anche il conto alla rovescia di quanto durano i round di ricompense e basta, per il resto non cambia assolutamente nulla. Vi devo dire una cosa, che ecco, guardate qua, non me l'ha caricato, però sull'auto Krona non mi stavo ricordando, e forse anche qui, esatto, se voi fate unstake early, quindi entro 72 ore, c'è l'1,01% di fee. Quindi sappiatelo che se fate deposita, cioè stake e unstake subito, perdete lo 0,1%, ma probabilmente se rimanete in stake anche tipo un minuto l'avete già compensato, non lo so. Anche qua mi ricordavo che era lo 0,1, era una cosa del genere. Di altre fee nascoste non ce ne sono, cioè non ci sono fee sui farm, eccetera, eccetera, cosa che invece, come vedremo, c'è sugli aggregatori. Crodex, medesima cosa, quindi abbiamo i nostri farm. Quello che cambia di nuovo sono le coppie, quindi, e gli APR un po' più bassi, e anche qua abbiamo meno liquidità, perché rispetto a WWS, dove abbiamo, guardiamolo qua, WWS abbiamo 500 milioni e l'endorsement, ricordo, di crypto.com, su Kronoswap abbiamo 21 milioni, su Crodex 8 milioni, quindi sapete che la liquidità sotto forma di TVL per me è un indicatore abbastanza importante sulla salute del protocollo, perché dove c'è meno liquidità ci sono maggiori rischi, tenetelo bene a mente. Quindi tra tutti, lo ripeto di nuovo, la maggior... Il miglior rischio rendimento è su WWS. Procediamo con, dunque, che cosa abbiamo qua di bello? Allora, qua in realtà avevo tirato fuori un po' di cose NFT, ma visto che mi sembra buona parte robaccia, sinceramente, i progetti NFT che ci sono, prima andiamo avanti con la DeFi, perché abbiamo due protocolli che dovremmo conoscere, che sono due aggregatori abbastanza famosi, che sono sbarcati anche su Kronos. Sto parlando di Autofarm, dove è finito, c'ho troppa roba aperta e ormai mi perdo, probabilmente non ce l'ho nemmeno più aperto, ma facciamo così e lo andiamo a prendere subito. Autofarm è un aggregatore, quindi vi farma da solo. Se su WWS dovete andare a farmare e quindi andare a dar liquidità, poi abbiamo il token LP, l'LP lo mettiamo in stake e noi farmiamo i WWS. Se vogliamo fare compounding, quindi reinvestire i WWS e trasformarli in liquidità, dobbiamo periodicamente fare harvest dei WWS, venderli per, che ne so, CRO ed ETH per esempio, andare a dare altra liquidità, LP più LP, e mettere in stake anche quegli LP lì, e così si aumenta la rendita. Autofarm lo fa da solo. Come vedete è stata aggiunta recentemente TAC, la chain Kronos, e in particolare abbiamo WWS e Krona. Per il momento sono utilizzati Solidex con maggior TVL. Quello che cambia è la comodità innanzitutto, perché non dobbiamo stare a fare tutte quelle operazioni, ma attenzione, ci sono delle fee. Abbiamo in particolare lo 0,4% sui profitti più lo 0,5% sui profitti, quindi un 1% in totale sui profitti, attenzione. Poi abbiamo circa lo 0,1% di fee di ingresso su tutta la liquidità, ok? Quindi mettiamo 1000, paghiamo 1, lo 0,1%, e poi
poi abbiamo infine un altro 2,5% sui profitti, quindi 2,5 più 1, 3,5 sui profitti e circa lo 0,1 all'entrata. Non ci sono fee di prelievo e non ci sono altre fee, ci sono soltanto queste. Quindi dall'APY dovete tirare via in sostanza quello. Infine abbiamo una seconda e ultima cosa che vi dico: per utilizzare AutoFarm occorre l'LP, e poi l'LP lo metto qua dentro, ok? Quindi lo step di dare liquidità lo devo fare lo stesso, e poi metto l'LP qua anziché in stake sulla piattaforma stessa. Se invece utilizzo direttamente il pool di VVS o di Krona, che sono i soliti AutoKrona, AutoVVS, non cambia pressoché nulla. Però cambia l'APY, probabilmente perché ci dà qualche auto, anche farmiamo anche gli auto, non lo so, o forse fa compounding più volte. Comunque, altra cosa molto simile è Beefy Finance, che è sbarcato giusto oggi su Kronos, per il momento soltanto su VVS. Tra tutti, sinceramente, cioè io preferisco Beefy ad AutoFarm, perché storicamente, diciamo, ha fatto, cioè si ha avuto una reputazione migliore, ecco. AutoFarm è stato bucato, ha fatto qualche bug, qualche cavolata, e qui abbiamo soltanto VVS. Il funzionamento è il medesimo, anche qua ricordatevi che c'è una commissione sul prelievo, in questo caso non sul deposito, dello 0,1%, il resto è esattamente identico. LP token lo si mette qua e lo si mette a farmare. Poi abbiamo invece un aggregatore nativo Kronos che si chiama Crystal.finance. In realtà non è solo su Kronos, ma è anche su Polygon, ho scoperto, però l'ho scoperto su Kronos. E rischio chiaramente molto più alto dei soliti, tra virgolette, noti AutoFarm e Beefy, ma anche gli APY sono più alti perché ti bombarda del suo token, quindi rischio estremamente alto, rendimento estremamente alto. Ci troviamo in quella fascia lì. E c'è dentro di ogni, qui si farma ovunque, VVS, Krona, Krodex, la qualunque, veramente la qualunque. E ve lo lascio qui, insomma, poi se volete vi faccio un elenco magari in descrizione. Poi abbiamo Caffè Finance, che anche questo è un aggregatore, è un fork, mi pare, di Goose Finance, se non ricordo male, dove dunque anche qua possiamo andare a farmare sulle principali piattaforme Krodex, Photon, addirittura VVS, Krona, e il funzionamento è il medesimo, con una fee di prelievo 0,1 e performance fee 3,5, APY completamente folli perché di nuovo ti bombarda dei suoi token. Il funzionamento è il medesimo, anche qua parliamo di rischio alto, e perché è una piattaforma nuova, e rendimento chiaramente decisamente alto. Poi per il resto questo è un po' il suo scopo, ecco. E poi abbiamo delle piattaforme un pelino più esotiche, diciamo, come Zeus Finance e Kronos Stake e simili, però che sinceramente io, cioè featured in Ape O'Clock, io sinceramente le lascerei dove sono perché sono veramente nuove, dove ci sono dei farm decisamente folli, anche single staking, quindi su un singolo asset, però c'è una deposit fee del 4%. Insomma, io ve le menziono solo per titolo di, come dire, informativo. Guardate qua che bella roba, ad esempio, però liquidità bassa e qua addirittura zero, motivo per cui l'APR è infinito. Ma ragazzi, davvero, facciamo che, ok, lo conosciamo, ma lo lasciamo lì dov'è. Questo è un po' il senso. Poi, cos'altro abbiamo di bello? Beh, abbiamo, cioè, ci sono ad esempio PhotonSwap, EmpireDex, ci sono tante altre robe che chiamarle esotiche, anche quello è assolutamente un eufemismo. Andiamo avanti adesso con i progetti invece NFT, così poi andiamo a vedere quelli in arrivo, abbiamo terminato. NFT, non sono un grande fan di questi progetti NFT al momento esistenti su Kronos, perché mi sembrano un po' dei copycat di ciò che già esiste su Ethereum e ha avuto successo. Quindi abbiamo i Punk, chiaramente in due versioni, Cropunk e Kronos Punk, entrambi così, tac, con i loro perché, insomma, qualcuno, qua c'è anche la governance, se le inventano un po' tutte, però ripeto, non mi sembra
sempre una cosa che va ad aggiungere valore, semplicemente un prendere l'hype di una cosa che già esiste e portarla anche qua, tipico delle nuove chain che quando nascono poi chiunque ci può sviluppare sopra e quindi arrivano valangate di cose del genere. E poi come possono mancare le scimmie, qui perlomeno c'è un po' di arte carina, nel senso sono dei disegni carini fatti bene, però ripeto, non lo so, mi sembra una cosa più, come si suol dire, hype driven che value driven, quindi io sinceramente le lascerò lì dove sono, probabilmente mi perderò un 10 per o magari no, ma io sapete come la penso. Quindi questo per quanto riguarda gli NFT, non sono gli unici, ce n'è anche degli altri, ma il trend è un po' questo. Mentre se andiamo a vedere le dApp in arrivo, c'è un sacco di roba interessante. In particolare deve arrivare, ho letto, non ci sono ancora di alcune neanche i siti web, ma di questa sì, cioè Tectonic, che sarà il money market, quindi la piattaforma di lending assolutamente fondamentale in un qualsiasi ecosistema DeFi, tra l'altro con endorsement diretto di crypto.com, quindi anche questa sarà assolutamente da tenere d'occhio, perché mi aspetto che ci saranno incentivi molto potenti, quindi mi raccomando, questa è valida. E poi il liquid staking ragazzi sarà fondamentale, a parte che io lo vedo come un trend in generale, quello del liquid staking, ovvero poter mettere in staking ad esempio i CRO e appoggiarli a un validatore, io guadagno la ricompensa di staking in cambio, che ne so, ho i TCRO, quello che sarà, che posso usare nella DeFi, un po' come succede su Solana con MSOL, PSOL, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è assolutamente importante visto che è una chain nativa Cosmos e Cosmos è un mondo proof of stake per definizione, quindi liquid staking, money market, cioè Tectonic, e poi da lì credo ci sarà un po' il boost, magari arriveranno Aave, Curve, magari no, ma comunque mi aspetto che una volta che abbiamo il lending e borrowing e il bridge chiaramente che arriverà a fine anno con Ethereum, potremo veramente scalare come liquidità. Fino ad allora magari non scaleremo, ma opportunità, come abbiamo visto, ci sono, ma occhio ai rischi. VVS è il più interessante, lo ripeto, come profilo rischio rendimento, il resto si tende un po' all'esotico, ma insomma con una mano davanti e una mano dietro si può comunque procedere con cognizione, quindi ve lo ripeto di nuovo a costo di annoiarvi a morte, non fate i pin, valutate i rischi, muovetevi coi piedi di piombo, fanno gola gli APR alti ma non arrivano a gratis, come si suol dire, soppesate sempre e usate la testa, ok? E magari date un occhio su Ragdoll, anche se insomma a volte anche lui sinceramente lascia un po' il tempo che trova, però è sicuramente una fonte in più. Detto questo, io vi faccio un carissimo saluto, se ci saranno update, nuove cose su Kronos, ci rivedremo, risentiremo e aggiorneremo. Alla prossima!